Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di The Battle Cats. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate l'hashtag The Battle Cats qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E andiamo avanti con questa nuova puntata. Non ho farmato tantissimo, infatti vedete che comunque i cat food li farmo come sempre. Però le mie capsule ne ho farmata mi sembra una o due di meno. E non ho fatto neanche l'evento, ieri non ho avuto proprio il tempo di farmare ragazzi. Mi scuso, ma giustamente sapete che è agosto, quindi siamo un po' più leggeri tutti, anche voi. Infatti si vede anche dai video ragazzi, diciamo Battlecats si mantiene sempre stabile in 1100-1200, ce la fa, eh? Tutti gli altri non superano 200-300 visual, quindi vuol dire stare tutti al mare. Ok, proseguiamo, usa tutto, scambia con biglietto, dai così, un altro bel mio biglietto raro, e usa tutto e ci potenziamo, siamo belli carichi. Allora, visto che appunto io devo continuare ad andare avanti con tutte le altre cosine, oggi andiamo avanti con quello che ci interessa di più. Andiamo a fare Costa Borsaiolo e giustamente proseguiremo a completarla tutta se ci riesco. Mi sono fatto già dei deck che dovrebbero essere adatti e li vediamo insieme in gioco. Il primo stage che andiamo a fare si chiama Incontro di Nuoto e sono tutti alieni. E quindi giustamente noi siamo belli adattati agli alieni e mi sono fatto un deck adatto per fare questo stage, molto, che sembra molto semplice ma non lo è, perché ovviamente sono abbastanza potenziati questi gattoni. Allora, andiamo un po' a Buzzy Blast, mettiamo subito la roba che fa danno agli alieni e giustamente continuiamo con i nostri Meat Shield. Anche il Macho Leg che è giustamente contro alieno, quindi dovrebbe darci una buona prospettiva. Ecco, c'è un povero, diciamo, una carenza di soldini fatti dagli alieni uccisi, quindi bisogna stare attenti anche a come gestiamo i nostri soldini. Infatti sto puntando più a tenere protetto tutto con i Meat Shield. Mettiamo pure Gigavolta che stunna, così famo doppio stun. Ho messo Mega Afrodite perché c'è un'unità che ci potrebbe dare un sacco fastidio con la distanza. Vedete, ci danno veramente pochi soldini, quindi direi che a sto punto vediamo un po' se riusciamo a evocare almeno il Cyber. Ok, e adesso andiamo di tutto ciò che può stunnare, tenere fermo, controllare, fare danni. Era consigliato utilizzare il Behemoth normale qua perché l'unità che uscirà da quella torre ci darà un bel po' di problemi. Quindi conviene avere un danno a distanza importante. Sto continuando a botte di Meat Shield, così ci creiamo una bella build sul terreno che regge tutta questa rubina. Ah, ok, c'avevo quello che malediva. Ho sbagliato un pochino. Pensavo di averci l'altra. E di torre invece col cavolos. Vabbè, comunque noi siamo abbastanza buildati contro gli alieni, quindi penso questo incontro di nuoto con due o tre passi in avanti ce lo portiamo a casa. Anzi, pure un altro Blazzy Blast sto evocando. Li stiamo tenendo tutti là sotto torre, specialmente gli orsacchiotti, non si stanno più a muove. Perfetto. Si tratta solo di bottaggio torre, ce la dovremmo fare molto velocemente. Forse con la Wiggened Behemoth ce l'avremmo fatta subito. Oh, li one shottiamo, raga. Top così. Incontro di nuoto portato a casa con grande tranquillità. Boom, botta di Behemoth ad area e torre è andata giù. Perfetto, che c'è da? Carbone e oro. Salone Brezza Marina, ok. Anche qui ho creato un deck apposito. Qui sono tutti, ripeto, tutti boar. Quindi a questo punto conviene gestirli in una certa maniera. Ho messo tutti i vari controlli, quindi questi ci dovrebbero dare pure abbastanza soldini per gestire la situazione mentre sono stunnati. Nessun problema. Cominciamo a evocare pure l'altra roba antialiena perché usciranno anche gli altri cosini. Metto pure il cancan così facciamo qualche danno di più. Ok, cerchiamo di mantenere qualche soldo da parte per riuscire a evocare altre unità apposite. Ok, Psychoget assolutamente, perché sta arrivando l'alieno. Diciamo che per ora è gestita come situazione. Un altro cancan per fare più danni. Se va giù Razor, ok, metto quella che rallenta, la nostra pissima Mitama, così li teniamo belli stabili. Non sto utilizzando ancora l'Awakened perché così mi posso creare una build a terra che adatta a tutti i Razor che escono da lì. Ok, compreso il Sanzo talentato, ragazzi, solo se l'avete talentato, se no non ha senso, eh. Ok, guardate i cancan pesantissimi, due Razor rossi che sono usciti da lì. Ok,
Diciamo che il stun non è perma perché mi manca una meletta a terra. Però ci siamo, ormai. Vai, metto pure il Behemoth, esageriamo. Ci dovremmo essere adesso in posizione con tutto quello che ci serve. Ok, avevo tutto quello che è andato eliminato. Ho usato giustamente il coso sbagliato. Va bene, si fa. È fattibile, raga, è fattibile. Guardare tutti i slowati là davanti, grazie a Mitama. Fantastici. Ah, il Behemoth è andato giù. Va bene, nessun problema, tocca tenerlo fermi. Basta tenerli fermi là con i controlli. Ok, sembra che ci stiamo riuscendo. Dico get, can can, altra meletta se ci riusciamo. Ok, messa meletta. Per ora stanno tutti fermi là, stanno cercando di avanzare ma stanno prendendo danni. Quindi niente male, oserei dire. Guardate quanti ne escono, raga, non so se ve ne rendete conto. Penso che ci sia un limite, a una certa si fermeranno dalle ondate e noi riusciremo a colpire la torre, presumo. Vabbè, abbiamo sempre la torre sbagliata, però almeno qualche conocchio-becchino leggero lo fa. Guardate che bello, mi sto tenendo fermi là davanti, mi scuso se magari fammo troppo. Ok, quindi si sente du-du-du sottofondo, ma la situazione lo richiede. Forse qua il Behemoth normale sarebbe stato più comodo che il Behemoth Awakened, lo sapete? Perché prende in modo più pulito. Però intanto li stiamo tenendo là fermi, alla grande. Spero ci sia un limite che a una certa si fermano, perché sennò siamo un po' inguaiati. Ok. Vorrei provare a mettere il Behemoth se muore qualche unità, per vedere se riusciamo a colpire in mezzo a quella mischia. Stabile, pulito, e stanno andando giù i Razorback. Stanno morendo una alla volta, quindi vuol dire che è finita l'ondata. E non possiamo evocare, quindi niente Behemoth per noi. Behemoth non sei servito a nulla in questo stage. Top, salone brezza marina portato a casa. Mattoni e piume. Stage morte in alto mare, questo si fa direttamente con queste unità. Cercare di eliminare subito One Horn. E appena eliminiamo One Horn, andiamo di cattiveria subito, istantaneamente, a buttare giù torre. Ma proprio instant, raga. Ok. Il nostro scopo è eliminare One Horn immediato. Ok, e mettere subito Awakened e buttare giù torre subito. Perché questa si può fare così. Cioè questa la potete fare buttando subito giù torre. Morte in alto mare, cisata, instant. Spam. Portato a casa, mattoni. Parata dei procrastinatori. Ok. Questo è un altro stage molto interesting perché in pratica sono soltanto traitless. Quindi bisogna fare uno spam di cyberpunk fatto bene e mettere tutte le nostre unità che possono andare più a lungo come distanza e colpire bene. Quindi diciamo sarebbe da fare una cosa del genere. Cominciare subito a mettere un qualcosa che knockback e rallenta il Roa. Ok. Quindi facciamo subito una bella bordata di Mid Shield. Che tengono fermo tutto là davanti. Ok. Tanto quello viene colpito, niente male. Efficace contro tutto, anche contro i trait. E bisogna fare un bello stack di cyberpunk eliminando sti maledetti Roa. Ok. Mid Shield fanno il loro dovere. Il primo cyberpunk è stato evocato, c'è un piccolo knockbackino da parte nostra. Dalla dietro lui sta colpendo tranquillamente. Giustamente c'ho la torre corretta, sì, fortunatamente sì stavolta. Allora, i Roa sono da slowati. Ok, per ora non stiamo bene ma non stiamo neanche male. Ok, stunnati tutti e due stavolta, benissimo. Vediamo un po', teniamoli là dietro con grande calma. Quando ne eliminiamo almeno uno o due, li depotenziamo da quella distanza. Ok, diciamo che siamo nella norma. Non ci si preoccupa troppo. Ecco qua, forse il Behemoth normale era meglio. Probabilmente era ad utilizzare il Behemoth normale. Mi sono dimenticato di fare il change. Ok, li stiamo anche depotenziando. Vediamo un po' se ne scende almeno uno. Sarebbe bene.
Per ora il controllo è dalla nostra parte, specialmente gli stun. Potremmo anche tentare esclusivamente mid shield. Mi stanno arrivando anche dei critici, ho notato. Mega pugno qui ci starebbe molto bene se ce la facciamo. Anche perché lo slow ce l'hanno addosso, quindi. Ok. Mamma mia, mega pugnone che stunna. Ok. Oh, lo posso evocare. Ecco, quello lì in pratica c'ha il nostro stupendo Ganesh. La distanza sufficiente per colpire senza farsi colpire. Allora, stanno leggermente avanzando, quindi gli ho dato un piccolo knockback. Mamma mia, che bello lo stun ad aria. Eccolo qua, il nostro Ganesh. Boom. Che fa il suo dovere. Stiamo proseguendo. Mo se Ganesh viene colpito, prende pure potenziamento, quindi non è male. Ammazza sti roa comunque quanto stanno a regge. Allora, provo di nuovo con Awakened, ma qua la Awakened non funziona, già lo so. Già lo so, infatti sono soldi sprecati, ma non ci interessa niente. Proseguiamo a dritto. Ah, ecco qua. Ecco qua. Secondo me dovevo staccare un po' più Cyberpunk, perché giustamente il cammello potrebbe darci qualche problem. Ok, per ora stiamo ancora, diciamo, stabili. Benissimo, uno stun ad area a distanza dei Roa. Piccolo knockbackino. Ok, vediamo un po'. Cyberpunk falso dovere, slowa. Genshin regge. Il cammello è stato preso dal nostro stupendo Ganesh. Infatti prima o poi Ganesh devo riuscire a potenziarlo, raga, perché è sottovalutatissimo, è potentissimo. Guardate il pugno mega che tira in testa ai Roa. Io li chiamo Roa, ma non sono Roa. Diciamo ai struzzi. Faremo italiano, gli struzzi. Allora, qualche danno lo sta prendendo Ganesh, perché ogni tanto tende ad andare avanti. Cammello buttato giù, quindi diciamo il fastidio più grosso che lo siamo tolti. Ora bisogna levare soltanto questi. Mega pugno potenziato di Ganesh. Adesso dovrebbe fare molti più danni. Ecco qua col Behemoth forse avremmo fatto leggermente prima. I danni del Behemoth, quello normale, avrebbero veramente svoltato. Un altro Ganesh. Stanno uscendo un po' troppi struzzi. Se non li eliminiamo potremmo avere grossi problemi. Che non vogliono andare giù. Ok, vengono rallentati ma ancora non muoiono. Allora, il Behemoth lo so che è inutile, ma lo provo a mettere magari. Forse la fortuna, eccola. Che sono stati stunnati per un attimo e quindi si sono presi in colpo addosso. Ok, siamo sotto torre. Ma rimuoviamo pure torre oltre che loro. Qualcuno di loro è morto, l'ho visto cadere, crollare. E adesso stiamo colpendo anche torre. Forse Ganesh serve anche per questo. Perché oltre a colpire loro ad aria, colpisce anche la torre. Mamma mia, che bello lo stun ad aria. Il pugnone. Mega pugno. La face. Ok, ormai siamo sotto torre, dovremmo riuscire, dai. Forse vinciamo prima di buttare giù loro. Vediamo un po'. Ok. Stiamo colpendo torre, dovrebbe scendere a momenti. Lo so che ha tanta vita la torre, ma Ganesh ne toglie dei danni, eh. Ok, abbiamo eliminati tutti. Top. Fantastico, parata di procrastinatori portata a casa. Benissimo così, 102.000 meteora e ossa. Questo stage c'ha scritto e si può fare solo col Gizzo. Cioè, nel senso, mettere solo Gizzo con la combo Giappone Chic, che fa più danni, e la vincete. Secondo le guide è fattibile sta cosa. Non so come sia fattibile, ma sembrerebbe fattibile. E noi ci proviamo. Noi siamo pazzi, quindi tentiamo la sorte. Chi lo sa, magari c'ha ragione. Ok. Oh, lo stiamo knockbackando effettivamente. Stanno rimanendo fermi là i cosini. E io spammo i Gizzo. Dov'è il problema? Sembra che funzioni. I danni li prendono e vengono pure knockbackati, quindi di norma. Oh, uno è stato eliminato. A posto, me lo faccio solo col Gizzo, raga. Cioè, è fantastica sta cosa, magia. Ogni tanto uno sniper the cat, bam. Guardate il Gizzo, raga. Guardate il Gizzo. Grazie al colpo del generale ha evitato anche i colpi dei tucani là. Aia, quell'ondata l'ho sentita. Ok, secondo me ce la facciamo.
Voglio proprio vedere se funziona. Se funziona è top. Anche perché prende ad aria il Gizzo, quindi ogni volta che colpisce prende tutti i tucani. Penso i tucani abbiano un limite, perché sennò non sa, non avrebbe senso che questa combo funzioni così bene. Fantastico. One unit. In realtà ci abbiamo combo dietro, però è one unit. In pratica sì. Anche le one unit spesso hanno combo dietro. Ok, arriva un altro tucano. Penso che si alternino un tucano e due tucani. Cioè, nel senso fanno tipo alternato. Vediamo un po'. Ok, sto attaccando anche il comandante in questa maniera. Olè. Iperconoc beccato il comandante. Questa cosa è stata comodissima. Questo perché nella combo ci ho messo pure Knockback efficace. Quindi Sniper the Cat, Knockback efficace. Chic. E solo gatto Gizzo. Ok. Mo so tre i tucani. Stanno esagerando. Ma tanto lì dovremmo riuscire a eliminare uguale, perché no, ne stanno arrivando molti di più di tucani. Oh, regolatevi. Ok, no, vabbè, comunque abbiamo fatto sufficienti danni. Vale. Se si riuscissero ad attaccare magari i miei Gizzo senza farsi eliminare tutti, sarebbe buono. Sarebbe molto buono. Ok, sta riavanzando il comandante. Pure i tucani, c'ho un po' di paura. C'ho un po' di paura, raga, che forse non ce la fa con solo Gizzo. Mi sa che mi toccherà usare altre unità. Ok, ho dovuto utilizzare almeno quello che knockbacka da torre. Vabbè, usiamo pure lui, dai. Sto utilizzando un po' di unità, ragazzi, perché se no la torre mi va giù. No, no, no. Probabilmente è perché il mio Gizzo non è 40. Forse questa è una cosa che si può fare con Gizzo 40. Quindi maxato. Olè. Va bene così. E adesso dovremmo riuscirci. Perché non stanno arrivando altri, ne è arrivato uno solo. Ok, eliminato. Era fattibile, col 40 in solo era fattibile. Così, diciamo che c'è qualcosa che non andava. Vabbè, diciamo che abbiamo fatto con 3 unità. Quello fa da tank, red, perché tanto regge tutto. E intanto i Gizzo li fanno neri. Top. Ce la portiamo a casa molto relax questa. Ok. Vai, Gizzo. Peccato, peccato. One unit sarebbe stato simpatico fasselo. Però non volevo rischiare di perderla e perdere tempo. E perdere il vostro tempo. Ok. Poi vengono pure depotenziati da questi rossi. Strano. Vai, Gizzo. Facci sognare. Il problema è che Gizzo non riesce ad arrivare. Perché quelli rossi gli fanno partire l'attacco. Facendogli partire l'attacco, Gizzo non riesce ad arrivare a toccarli. Ok, però li tengono fermi e li depotenziano, quindi è interessante la cosa, eh. C'è anche del knockback, vedo. Vai, vabbè, usiamo tutto quello che abbiamo. Vediamo un po' se riusciamo a levarli di mezzo prima del dovuto, così perdiamo un po' meno tempo. Vai. Cattiveria. Pushone totale. Vediamo un po' che succede. Tanto sono rimasti solo loro, il generale è andato giù. Tanto solo di tocca torre. Perfect. Ok, il prossimo stage sarà quello più impegnativo. Da quello che ho visto con la combo, quella basic, che ho leggermente modificato, ma di pochissimo. Ci volevano quasi 12 minuti. Quindi vediamo se noi lo faremo in meno. Oppure dovremmo magari utilizzare uno speed up. Anche se io ho sempre paura, lo sapete, di utilizzare gli speed up. Torre grande mostra andata giù con molta tranquillità. Molto relax. A posto, che ci dai? Mattoni e carbone, mi stanno dando più robina. Questo dovrebbe essere l'ultimo stage, ragazzi. Uno stage lo stesso caratterizzato da molti traitless. E questo si fa staccando una quantità importante di cyberpunk. Ok? Quindi è una cosa un po' particolare. Allora, mettiamo un po' di punticini da parte. Facciamo avvicinare gli cosetti qua. Olè. Facciamo avvicinare un po' sotto torre. Ok. Dovremmo riuscirci abbastanza tranquillamente. Diciamo l'unica differenza che ho messo
confronto al deck ufficiale. E il gatto quello col gelato, perché attacca d'aria, slowa e fa buoni danni. È efficace contro Dritless, quindi avete capito, insomma, l'utilità. Ok, diciamo che per ora è tutta nella stabilità e nella norma. Il cyberpunk non serve per loro, serve per le unità che verranno dopo. Ok, vai così. Qua bisognerebbe effettivamente aspettare di staccare tanti cyberpunk. E già sto sbagliando a sto punto. Intanto rallentiamo, senza troppi problemi. Infatti stiamo avanzando. Potrebbe essere l'errore della vita. Ok, gatto cancan. Eh sì, già siamo arrivati ad attaccatore. Vediamo un po' se... allora, il problema è sto delfino nuovo, perché attacca i backliner. Però come vedete l'abbiamo già knockbackato 2-3 volte. Quindi diciamo che stiamo andando molto bene. Stranamente, perché non stiamo seguendo la combo. Allora, il Behemoth sicuramente mo tra qualche colpo muore. Vai così, il delfino non ci sta dando grossi problemi. Il gatto quello gelato, mi sembra che uno non è morto. Ok, quindi dobbiamo starci un po' attenti a sta situazione. Il problema è che se esageriamo all'inizio, infatti ci aveva detto la guida, rischiamo di rimanere senza soldini. Effettivamente soldini non ce ne abbiamo tantissimi in questa situazione. Ecco perché i cyberpunk serviva che venissero staccati, perché almeno da distanza slowano tutta sta situazione pericolosa, specialmente i delfinotti. Come avete visto, li abbiamo slowati, ma sono importanti. Ok, vediamo un po', rislowati, riconoc beccati un pochino. Uno sparettino non glielo toglie nessuno. Ok, in pratica stiamo campando enemy shield, ma il cyberpunk è stato eliminato. Ecco cosa servivano i cyberpunk, raga, contro il delfino. Perché è un backliner, il delfino elimina le linee dietro. Quindi tenendolo fermo con più cyberpunk non si sarebbero mossi più. Sarebbe stata quella la combo, da quello che ho capito. Ok, i delfini però li stiamo eliminando uno alla volta, eh. Se riusciamo a levarceli di mezzo, forse, forse, una mezza probabilità, ancora ce l'abbiamo. Ok, stanno a pressare troppo. Stanno a pushare male. Sono una, due, tre delfini. Mi sa che sono tre delfini. Ecco perché. Allora, mo ci riprovo e cerco di aspettare di riuscire a fare due cyber. Quindi magari mettiamo uno speed up, così riusciamo a reggere anche l'attesa. Ok, ci vogliono anche qualche altra unità a distanza, secondo me. Qualche altra robina a distanza importante. Ci devo provare, mo casomai level behemoth e alterniamo con qualcos'altro più utile. Allora, vediamo un po' se riusciamo a fare sto voli di sola andata. Tentativo numero DAS. Ok, devo evocare subito il cyberpunk. E tenere fermi questi qua. Assolutamente. Ok. Cerchiamo di evocare il secondo cyberpunk appena possibile. Ok. Questi li teniamo fermi là davanti. È arrivata già la seconda ondata di questi cosetti. È meglio mettere un altro paio di gelati. Ok. Vai così. Diciamo che stiamo gestendo come dobbiamo. Forse stiamo andando un po' troppo veloci nell'attaccare. Vediamo un po'. Allora, lo slow sta funzionando, quindi... Ah! Cavolo! Abbiamo già attaccato torre. Ok, no, niente. Dobbiamo per forza evocare tutto e sperare di reggere nel frattempo. Vediamo un po' se riusciamo. Se Mega Pugno riesce a darci un po' di soddisfazioni con la sua distanza e facendosi colpire si potenzia. Posso levare lo speed up? Grazie, sì. Lo speed up mi mette in crisi, sinceramente, raga. Mi fa perdere molto tempo e molta capacità di gioco. Ok. Ah, è stato colpito due volte. Cioè, lui si potenzia quando viene colpito, per carità, però mi pare eccessivo essere colpiti così spesso. Boom.
Ok, un bel colpetto ad aria gliel'ha tirato. E abbiamo il secondo cyberpunk sul terreno. Ok, devo sperare che riescano a fargli danni ai delfinotti, di più del normale, così da eliminarli prima e riuscire ad avanzare. Ok, per ora stanno prendendo dei danni micidiali. Mi sa che era la mossa da fare all'inizio proprio, perché lui è resistentissimo, prende danni, si potenzia, però mo viene eliminato. Scontatissimo. Vabbè, comunque abbiamo levato già un bordello di delfini, raga. E abbiamo i due cyberpunk sul terreno, quindi siamo messi in una posizione diversa da prima. E lo posso pure rievocare tra un po'. Leggiamo il ritmo, così. Quei delfinotti tenuti fermi lì. Forse, forse. E devo sta zitto, forse, forse. Mordo che da qualche sfortuna da sola, lo so. Ok, il bello è che c'è pure lo sniper de Ghetto attivo, cavolo. Cioè, dovremmo stare veramente non tranquilli, tranquillissimi, invece col cavolo. Ok, sta per arrivare di nuovo lui. Ce la possiamo fare. Eccolo che arriva cattivo, aggressivo. Non so quanti delfini sono rimasti là davanti. Ok, mi sembra due, vedo male. Mega pugno, prendi i delfini, bravo. Che bravo il mio mega pugno. Ok, si è un attimo ribaltata per un secondo la situazione. Vediamo un po' se la riusciamo a mantenere. Bam, colpo ad aria dall'alto. Non lo fate uccidere, vi prego. Difendetelo fino alle ossa. Niente, viene colpito ugualmente. Ok, io ho visto qualche altro delfino scende. Ne sono ancora due vivi, non so com'è possibile sta cosa. Ok, dai, fai il tuo dovere. Niente, non ci riesce più Ganesh. Ganesh, tira mega pugno. Bravo. Oh, l'abbiamo eliminati? Non ci sono rimasti più delfini? Oh, sì. Ok, Ganesh è servito al suo scopo. E ci portiamo a casa anche questo stage, con grande piacere. Voli di sola andata. Perfetto. Speed up. Sono riapparsi gli otto cosini. Nessun problema. Ale. E ce la portiamo a casa immediatamente in velocità. Ottimo per noi. Vittoria, che ci dai? Carbone, meteora e giustamente 30 free scatte leadership. E niente ragazzi, siamo andati avanti appunto con questa storia delle leggende, ci siamo riusciti. Arriviamo a 1000 like, condividere il video, iscrivetevi al canale se non hai, lasciate l'hashtag TheBattleCats qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e ci vediamo nel prossimo video.